Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi affinché l'arto zoppo non divenga slogato ma sia piuttosto risanato. Quando approfondisco un passo biblico mi piace leggere le diverse traduzioni. Quella che ho riportato è la Nuova Diodati, ma la Nuova Riveduta riporta il versetto in questo modo: fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Penso notiate anche voi che la prima versione che ho riportato fa esplicitamente riferimento all'arto zoppo, mentre la Nuova Riveduta si limita a dire quel che è zoppo. In questo caso potrebbe sì essere riferito alla gamba stessa, che deve essere risanata per non far deviare tutto il corpo fuori strada. Ma la prima immagine che a me viene in mente leggendo quel che è zoppo è una persona, un fratello, in sostanza il prossimo, che ha svariate difficoltà. Difficoltà che rischiano di condurle fuori strada, ma che, accostandosi al nostro cammino, potrebbero recuperare la via della guarigione e procedere quindi per la strada verso il cielo. La versione della Nuova Riveduta è quella che si avvicina maggiormente al testo originale in greco. Perché questa osservazione? Perché secondo me questo versetto sottolinea l'importanza che riveste il mio comportamento. È vero che noi siamo responsabili in primis delle nostre scelte, ma a volte anche delle scelte altrui. Un vecchio e noto proverbio dice: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Sarà mica che lo zoppo spirituale siamo proprio noi? Io rifiuto anche solo di pensare ad una cosa simile e prego intensamente Dio perché mi spinga a trarre forza da Lui per non avere più né mani cadenti e né ginocchia vacillanti e che mantenga sempre vivo in me il senso di responsabilità che abbiamo verso gli altri. Buona giornata!